Buonasera amici del Tutto Campo, bentornati, nuova puntata, un Arezzo che prosegue dunque, possiamo dire, una striscia positiva, almeno a livello di prestazione. Per una volta la rimonta la fa l'Arezzo, grazie a Cutolo, 3 minuti di follia, possiamo dire, in positivo questa volta, addirittura con la vittoria sfumata, perché il gran tiro dalla distanza di Cutolo poteva portare poi nel recupero anche al 3-2, quindi un punto che smuove poco la classifica, ma che vale tanto, e quindi Carrà che rievoca sempre, lo ricordavamo prima di cominciare, comunque partite gloriose, ovviamente dall'impresa totale alla famosa partita del 3-0 in trasferta dei play-out, quando tutto sembrava perduto all'inizio degli anni 2000. Ne parliamo con Gianni Cantaloni, ben trovato Gianni. Buonasera. E poi per la prima volta sono contento di avere questa sera con noi Simone Trippi, benvenuto Simone. Ciao Fabretti. Che ha dato il via alla rinascita, possiamo dire, di Amaranto Magazine. Ci stiamo provando Fabio, non è comunque una cosa molto semplice, però comunque hai preso una bella bocca al lupo. Crepi Gianni, grazie. Era comunque secondo me fondamentale mantenere in vita un archivio del genere. Assolutamente, poi insomma, il vuoto ha lasciato in tutti un vuoto incolmabile. Speriamo di riuscire a riempirlo. Già adesso è molto migliorata. Grazie. La situazione, dimmi già. Fabio, se mi permetti. Sì. Oggi è una giornata un po' triste per lo sport aretino. Ci ha lasciato Ivo Misesti stamani mattina. Quello che vediamo. Sì, grande Ivo. Un po' un babbo per noi che eravamo un pochino più giovani, ci ha insegnato a giocare al tennis, è stato veramente un campione, diciamo il primo tennista di grande livello di Arezzo, presidente del CONI, creatore del Panathon. Presidente del Panathon è un uomo che ha vissuto lo sport in maniera molto intensa, e io direi addio Ivo. Ciao Ivo. Un saluto commosso da tutti noi, condoglianze ovviamente alla famiglia, a tutto il mondo tennistico aretino. Ripartiamo rivedendo le immagini di Carrara e poi commentiamo. L'Arezzo cerca a Carrara di proseguire comunque in un filotto almeno di prestazioni positive. La carrarese cerca di agganciare il secondo posto dopo il passo falso con il Renate. L'Arezzo per accorciare ancora di più la classifica, 4-4-2 per Di Donato, con davanti Chedira al posto di Gori in nazionale con l'Under 20. Lì con lui fa coppia Cutolo, Caso sempre titolare, Tassi con Foglia, ma in panchina la bella notizia che si rivede Picco. L'Arezzo che parte dopo 2 minuti, la salita di Caso, una delle sue serpentine, poi Cutolo, tra tre, Cutolo riesce a sgusciare via, poi il sinistro, forte, grande intervento in calcio d'angolo, L'Arezzo a un passo dal vantaggio, poi il pallone per Ciancio, dentro Cardoselli, la deviazione, la palla che va fuori, occasionissima anche per la carrarese. Poi c'è il calcio di punizione di Cutolo, gran sinistro, ancora forte, altro intervento decisivo. Poi Mignanelli verso Maccarone, arriva di nuovo Cardoselli in area di rigore. E qui si mangia davvero il gol dell'1-0 al 40esimo. Qui siamo nella ripresa, Mignanelli in area di rigore. L'intervento di Pissardo, palla sul fondo. Poi Chedira commette fallo su Foresta, calcio di punizione battuto da Valente, la palla arriva in mezzo, passa e c'è la rete di Conson. L'1-0, Arezzo ancora sorpreso sui calci piazzati, qualcosa che non funziona forse a livello di attenzione, e qui ne approfitta Conson. Arezzo che aveva giocato un ottimo primo tempo, si trova sotto 1-0, rivediamo qui cosa succede, grande caos dentro l'area di rigore dell'Arezzo, ne approfitta Conson. Arezzo che risponde subito, palla di ritorno in area di rigore, qui Caso va a terra sul tocco di Chedira, si lamenta di aver subito un intervento da parte di Ciancio al volto in corsa. Per l'arbitro Bitonti di Bologna tutto regolare anche qua sul tentativo di cross di Belloni, Pasciuti, rivediamo come tocca, no, non c'è il tocco irregolare. Tutto buono in questo caso, conferma il replay. Attenzione al calcio d'angolo, pallone battuto fuori, Mignanelli ci prova, c'è una deviazione e quindi c'è ancora calcio d'angolo da Mignanelli.
Vediamo dove arriva il pallone ricevuto da Pasciuti, pallone allontanato, arriva Calderini dall'altra parte, Calderini finta su Foglia, Calderini parte un tiro cross e la palla finisce ancora in rete, la deviazione vincente è di Infantino che è il capocannoniere della Carrarese, settimo gol in campionato. Infantino che era partito dalla panchina, è entrato al posto di Maccarone al quarto d'ora della ripresa, il cambio premia la formazione di Baldini che si trova sul 2-0, risultato piuttosto bugiardo per quello che si era visto. Marizzo in calo dopo l'intervallo, insiste la formazione Amaranto, diversi cambi per Di Donato, Luciani, parte il cross, poi tentativo di Caso, non è buono però, dice l'arbitro Bitonti che mima un intervento col braccio, c'è anche il giallo per Caso. Nell'Arezzo sono entrati Piu, Picchi e Mesina, rivediamo qui, dubbio questo tocco, anche il replay non è che chiarisca più di tanto. Foglia scaraventa il pallone dentro, tentativo di Mesina, la palla arriva per Caso, Caso rientra bene, Caso ancora, gran tiro, forte, altra grande parata. Poi Pio per l'Arezzo, parte il traversone, Picchi non ci arriva, Cutolo sì, primo tiro, ribattuto, ancora Cutolo, sinistro! Stavolta la palla finisce in gol, non ce la fa Forte a evitare la rete, poi Forte che protegge il pallone, l'arbitro che glielo sradica, l'Arezzo vuole subito ricominciare, 5 minuti più recupero, l'Arezzo ritorna in partita, 2-1, il gol di Nello Cutolo. Rivediamo, primo tentativo ribattuto, altro sinistro, violento, non riesce Forte a evitare il gol. Cutolo, Cutolo ancora, c'è il fallo di Cardoselli, preziosissimo questo calcio di punizione, a due dallo scadere, Cardoselli trattiene vistosamente Cutolo, calcio di punizione dal vertice per l'Arezzo, occasionissima da sfruttare. Parte Cutolo, sinistro che viene deviato e c'è il 2-2 all'89esimo. Ancora Cutolo, il gol sarà segnato a lui, la deviazione determinante di Infantino, il giocatore che aveva portato al raddoppio la Carrarese, la gioia incontenibile sotto il settore dei tantissimi tifosi dell'Arezzo che non hanno lasciato sola la squadra a Carrara, e l'Arezzo dunque con una grande grinta riesce a trovare in estremis il 2-2, vedete determinante la deviazione di Infantino che spiazza Forte, poi Mesina si conquista punizione, Cutolo sfiora addirittura il 3-2, Arezzo riesce comunque a venire fuori sotto di due gol, la squadra di Di Donato dunque evita la sconfitta che sarebbe stata davvero immeritata. Allora Simone, una partita dai vari volti, l'Arezzo l'aveva approcciata molto bene, aveva avuto subito quella occasione con Cutolo, poi anche la Carrarese onestamente poteva sbloccarla perché Cardoselli ha avuto due palle gol, l'ultima sicuramente si è mangiato il gol del vantaggio, poi nella ripresa aveva preso una brutta piega, anche se non meritava, l'Arezzo si è trovato sotto 2-0, sembrava finita, invece lì la reazione della squadra c'è stata anche con i cambi, devo dire, perché sì, l'ingresso certo. Di Picchi in particolare, e credo che questa assenza e di Pio anche sì, sì. Sono stati comunque giocatori che non sono stati sempre a disposizione, le cui assenze hanno pesato, io penso, no? Certamente, però comunque noi da 5 giorni da questa parte abbiamo un po' visto una svolta a livello caratteriale della squadra. Ieri sera Cutolo dopo la partita disse una cosa molto interessante in conferenza stampa. Disse appunto che un certo tipo di scintilla era partita dopo Provercelli, perché comunque farsi recuperare a Provercelli una partita diciamo già vinta, perché in 10 contro 11, un 11 contro 10 con una squadra comunque basata soprattutto sui giovani, fu una cosa che comunque ha fatto pensare molto dentro lo spogliatoio Amaranto. Se guardiamo infatti da quella partita l'Arezzo ha annellato 5 risultati, in mezzo c'è la sconfitta di Pontedera, comunque un'altra sconfitta immeritata. Però è cambiato secondo me l'approccio dei ragazzi alla gara. Ieri a Carrara, campo comunque difficile, una squadra comunque che non si vergogna a manifestare proclami di secondo posto, l'Arezzo ha giocato a viso aperto tutto il primo tempo, la Carrarese ha avuto le occasioni, l'Arezzo ha avuto le occasioni, poteva andare avanti la Carrarese, poteva andare avanti l'Arezzo. Chiaramente c'è stato quei 20 minuti del secondo tempo dove e il solito gol preso su palla inattiva, che sta diventando purtroppo una costante un po' brutta, preoccupante in tutta la stagione. Andare sotto di due poteva essere una mazzata veramente grande.
L'Arezzo invece in questa circostanza ha tirato fuori veramente gli attributi, perché riuscire in un campo difficile, ripeto, a recuperare un risultato del genere è secondo me al pari di una vittoria alla fine. Sì, la sensazione era quella, no? Sì, sì, io condivido in pieno quello che dice l'amico Tippi e io dico anche un'altra cosa. Una squadra non recupera gli ultimi 5 minuti se non ha una condizione atletica buona. Oltre alla determinazione ci vogliono anche le gambe. In un campo pesante. In un campo pesante, poi insomma in ambienti Carrara, Spezia, Massa, sono tutte partite dure. Particolari. Ecco, particolari con un ambiente che naturalmente non facilita. Vuol dire che la squadra è allenata bene anche dal punto di vista atletico e sarebbe stato veramente brutto venire via da Carrara senza un punto. Questo punto ci porta a 18 punti, siamo a metà classifica, bisogna cominciare a vincere le partite in casa. Domenica c'è un incontro lunedì, con le Novara, partita molto impegnativa, ecco, però bisognerebbe cominciare a fare i 3 punti, questo onestamente va detto. Ci rivediamo tra pochissimo e continuiamo. Eccoci tornati, a maggior ragione, sempre commentando la partita di Carrara, l'Arezzo era privo del suo bomber Gori, tra l'altro adesso da ben valutare perché le sue condizioni, perché era in nazionale e appunto c'è stato questo problemino. È tornato, è stato rimandato a casa, dice, si porta dietro comunque Gori un problema alla caviglia, probabilmente dalla partita interna dove prese quel colpo finale. Però certamente Gori è una cosa che non può, l'Arezzo non ne può fare assolutamente a meno. Ieri purtroppo, che dire, dispiace dirlo, aveva una chance importante, se l'è un pochino bruciata, perché comunque gedeloso, però un attaccante deve comunque tirare in porta e ieri, che dire, non ha mai centrato il bersaglio. Cutolo e Gori sono una sicurezza invece, perché comunque 11 reti in 2 a questo punto del campionato sono comunque un bottino molto importante per una coppia d'attaccanti. Certo manca alcune alternative, manca certamente una punta di scorta, poteva essere dell'Agnello, però ancora non sappiamo chi sia. Abbiamo anche delle lacune, come ho detto prima, secondo me in difesa, perché comunque i centrali non sono molto bene assortiti, perché comunque sono tutti molto forti fisicamente, manca un po' un difensore veloce, quello che era Pelagatti l'anno scorso, insomma, inutile stare a girare intorno al problema. Comunque c'è da dire che Di Donato, con i suoi errori, con le sue, come si dice, inesperienze, è riuscito alla fine a plasmare un gruppo, ossia in questo momento l'Arezzo comunque ha una sua identità, che possa piacere o non possa piacere, l'Arezzo comunque ha un gruppo su cui poter contare. A questo punto la strada quindi è già intrapresa, servirebbe un paio di episodi positivi, perché anche ieri comunque l'episodio di caso, appunto era l'episodio di Pissardo, cioè non c'è mai un episodio che giri a favore dell'Arezzo. È vero. Speriamo che il gol al 90° di Cutolo sia l'episodio che stiamo cercando da tanto. Qui l'episodio ha girato bene, perché chiaramente la deviazione di Infantino, sarebbe piaciuto che l'episodio fosse quella punizione da lontano. Quello sarebbe stato veramente un episodio. Che poi Saranta ha fatto un tiro che è spettacoloso. Ieri era, penso gli riusciva a fare, è stato tutto bellissimo, perché il pubblico carrarese l'ha praticamente offeso per 90 minuti. Sì, sì. Tanto che io dopo alla fine della partita gli ho voluto dire bisognerà cominciare a offenderti anche noi Arezzo, a vedere se tutte le volte porti a casa due. Tra l'altro Gianni, Di Donato nella situazione che si era venuta a creare nelle prime giornate con gli infortuni, i risultati che non arrivavano, il ricordo del campionato scorso, c'era il grosso rischio che perdesse anche il controllo dello spogliatoio. Sì, invece devo dire che qui, su questo è stato bravo, cioè, la squadra lo segue, insomma. Quello che ha detto lui è fondamentale, guarda la nazionale, cioè, anche Mancini è riuscito a creare il gruppo, si vede che sono determinati e giocano per uno scopo. Credo che fondamentale per un allenatore è poter contare proprio sul gruppo, sull'armonia, sulla coesione, cioè su giocatori che si sacrificano l'uno per l'altro. Purtroppo queste lacune difensive sono bruttine, onestamente, però manca un po' l'uomo d'esperienza guida al centro della difesa e ci vorrebbe anche, secondo me, che il portiere, che è quello che ha la visione panoramica di tutta l'azione, si facesse un pochino sentire. Ecco.
c'è un poco di inesperienza dietro, ecco, a parte l'elemento, con, come diceva giustamente Trippi, veloce, che ci vorrebbe, ma questo insomma non è che ci vorrebbe la ragazza e basta. Non è sempre semplice trovarlo. Magari se ci fate rivedere, ecco, i due gol che sono stati subiti, che poi ovviamente mentre l'Arezzo cerca, ha fatto anche degli allenamenti apposta, no, per migliorare questa situazione, anche le altre squadre ovviamente cercano, sapendo questa debolezza, certo, magari chiaro, ci giocano sopra perché la punizione che ha preso, credo, Foresta, no, su Kedira, era un fallo, giustamente Di Donato ha detto è inutile fare un fallo sulla bandierina, anche perché l'ha girato verso il pubblico, non, e chiaramente è un fallo un po' inutile, non andava da nessuna parte, però vedi, anche questi inserimenti tipo Riccardo Selli sono comunque sempre inserimenti che si vanno a insinuare nel mezzo dei centrali, lì c'è comunque, secondo me, una mancanza, io non lo so, di inesperienza, di disattenzione, può essere mille le letture della cosa, però comunque è abbastanza, si ripetono con troppa frequenza. E spesso con cross da destra, perché non è la prima volta che vediamo il cross da destra, e anche perché Luciani chiaramente è più scafato, riesce certe situazioni magari a tamponarle. Corrado ancora è un po' acerbo, diciamo, a questi livelli. Certo, uno... giocatori, allenatori come Baldini, cioè Baldini si parla di top allenatori, no? Sono allenatori che studiano le partite, le preparano, è chiaro che se vedono un lato debole attaccano dal lato debole, se sanno che l'Arezzo ha questi problemi sul centro mandano palloni in mezzo, tra l'altro con i palloni moderni d'oggi, che col bagnato pallone in questa maniera, un cross sintetico, bravo, sintetico, un pallone a giro che viene dall'esterno da respingere, diventa una saponetta qualche volta, che te la butti anche dentro, certo, voglio dire, chiaramente. E tra l'altro Baldini, leggevo sui forum della sui social della Carraghese, molti tifosi arrabbiati perché comunque con quel cambio che ha voluto mettere Tavano per forza, forse sia un po', no? Col seno Baldini, di poi. Baldini alla fine è chiaramente un personaggio, e Carrara sta facendo sicuramente bene, perché comunque la Carraghese è in un'elite, diciamo, del girone. Sì. Certo che due gol dall'Arezzo, domenica scorsa due gol dal Monza, domenica prima due gol dal Lecco, cioè magari registra, anche lui dovrebbe registrare un po' meglio la sua fase difensiva, perché noi parliamo della nostra, credo che anche a Carrara non siano molto entusiasti della fase difensiva della Carrarese. No, infatti. Diciamo che è un po' anche un vezzo italiano, quello di difendere il risultato, ma oggi c'è poco da difendere, perché è un gioco atletico, un gioco veloce o d'altro, e stare un tempo a traccheggiare mezz'ora senza giocare più e senza offendere, credo che non se lo possa permettere nessuno con nessuno. No, le partite vanno tutte giocate. Vanno giocate. E ieri dalla panchina invece Di Donato, lo ricordavate prima, no? Con Piu, con Picchi. Piu è quello che ha fatto veramente la differenza. La prima volta abbiamo visto un Piu, diciamo, forse quello. Certamente, la prima volta che lascia un pochino il segno. Oltretutto, una cosa in cui ieri Belloni è apparso un pochino sottotono. Cioè, da Belloni noi ci aspettiamo chiaramente sempre la giocata un po' sopra le righe, sempre un po' il colpo a sensazione, sempre un po' la giocata decisiva. È comunque quello che il Savacuto ha nelle corde, questo tipo di possibilità. È più quello che ha fatto quella volata che ha portato alla punizione. Sì, ha fatto sia il cross sul primo gol, e poi dopo quella fuga, quella volata sulla destra che ha portato. No, ma è stato bene, deciso, motivato, si è visto veramente. Sì, ci ha preso 6.5-7 da tutti, anche come. Io dato 7. Troppo largo. C'è il tuo magazine, allora. Io saprei il magazine. E Picchi, mi è piaciuta la grinta di Picchi. Perché quando è entrato, ma anche Picchi è un altro giocatore che comunque l'Arezzo ci faceva molto affidamento all'inizio, ha fatto il primo tempo a Pergo Crema e è sparito dalla circolazione. Chiaramente a questo punto, secondo me, sta venendo fuori anche Tassi in mezzo al campo, e Tassi secondo me è un giocatore da recuperare, perché comunque a settore giovanile, quando era, insomma, all'inizio della sua carriera, aveva avuto anche paragoni molto importanti. Secondo me è un giocatore che è tecnicamente valido e può essere molto utile. Probabilmente la fiducia che ora gli sta dando Di Donato, la continuità di prestazione, lo stanno portando ad alzare il livello della prestazione. Ora chiaramente Picchi diventa un'alternativa importante, però chiaramente a noi ci fanno comodo in questo momento avere le alternative, perché abbiamo patito molto la mancanza di alternative finora, soprattutto lì in mezzo a campo. Credo che questo sia importante anche per come si sta evolvendo il gioco, perché io guardando, perché mi piace anche fare i paragoni e guardare,
Tante partite si decidono dall'85esimo al 95esimo, perché finisce più una partita. Eh sì, quel VAR poi, innanzi, e allora avere un gruppo armonioso, avere il gruppo in mano, anche chi è fuori deve capire che i 20 minuti decisivi che fa sono quelli magari determinanti per andare a riprendere il risultato o pareggiarlo o vincere la partita. Perciò quando un allenatore sa di poter, a me entra dopo, mi è mai piaciuto, tanto per essere chiaro, cioè a me piace partire il giorno prima, avere la garanzia di giocare, però sinceramente oggi io mi rendo conto che anche in Serie A certi innesti, certe entrate al 75esimo, all'80esimo diventano determinanti. Poi con 5 cambi, cioè cambi, è fondamentale. Se ce li hai da fare, validi. Serve al giovane per dimostrare l'altro, e serve magari al marpione vecchio, alla punta, che tanto sono sempre i soliti che fanno, entra dentro e cambiare la partita. Poi anche se alla fine questo discorso dei 5 cambi se lo dimostra alla perfezione il Pisa di l'anno scorso, esatto, quando aveva 4 centravanti di primissimo livello. Esatto. Primo tempo lo fanno in due, lo faceva Mazzucci Marconi, bravo, Marconi e Moscardelli, chiaramente è detto niente. Sentiamo di Donato. Allora, soddisfatto per la prestazione, perché anche oggi abbiamo fatto un passo in avanti, perché siamo venuti a Carrara a giocare con, abbiamo fatto una partita di personalità, di gran gioco. Dobbiamo migliorare su quei 20 minuti iniziali, anche se la settimana scorsa abbiamo avuto quel blackout iniziale, l'avevo detto fine primo tempo di tenere botta ai primi 20, e evidentemente dobbiamo lavorare su quei minuti iniziali. Per oggi, ragazzi, sono stati grandiosi e meritavano sicuramente questo punto, ed è stato bello poi aver festeggiato sotto la curva dei tifosi nostri, che sono venuti in tanti. È stato un epilogo bello, meritato. Arrabbiato per la fase difensiva, per quello che è accaduto su quei due gol, oppure potevano essere, erano inevitabili? Ma arrabbiato perché abbiamo commesso alcune ingenuità, come i falli che non dobbiamo commettere, girato di spalle, non andava da nessuna parte, siamo caduti nel tranello, e poi dobbiamo essere più attenti nelle marcature. Ricordiamo che affrontavamo una squadra esperta con giocatori di categoria superiore, quindi abbiamo peccato un pochettino, però oggi, ragazzi, non posso riproverare nulla, perché il primo tempo è stato bellissimo da vedere, secondo me. Secondo tempo abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo, col 2-0 non ci siamo arresi e l'abbiamo asfissiati, e alla fine è venuto giusto il pareggio. Poi c'era, nonostante tutto, ci ha annullato il gol di caso, che lo voglio rivedere, perché secondo me l'ha presa col petto e non con la mano. Poi cosa c'era? Il miracolo che ha fatto sempre su caso, no, oggi è stata il rigorino anche oggi da vedere, quindi siamo veramente a credito, e bisogna stare un po' più attenti, perché noi lavoriamo una settimana per fare un risultato importante, e a volte puntualmente ci viene negato un qualcosa. Speriamo che questi episodi si rigirano prossimamente. Senta, mister, una domanda, non so se è cattiva o scomoda. Mancava Gori, sappiamo che ha avuto un problema, ha lasciato il ritiro, va valutato, però questo Arezzo lì davanti, se non fosse stato per Cutolo oggi, sembrava un po' leggero. Gori è un giocatore importante che sta crescendo e sta facendo bene sotto gli occhi di tutti, no? Sta facendo un gol a partita, quindi per noi è un giocatore fondamentale, però penso che anche Khedira si sia districato abbastanza bene, e poi sono stati bravi i cambi oggi hanno fatto la differenza e ha dato quel qualcosa in più per ribaltare il risultato. Eccoci tornati, allora dopo sentiremo anche il grande protagonista Cutolo. Diciamo che l'Arezzo, come sempre, gioca su due binari, tra virgolette, no? Da una parte quello del campo, dall'altra, benché non sia successo nulla di nuovo, però comunque aleggiava, no? E aleggia questo silenzio, un po' perché il presidente è inibito, quindi anche se due o tre settimane fa, cioè la penultima partita in casa, comunque ci concesse a noi come ad altri colleghi dichiarazione, adesso pare che comunque fino alla fine dell'anno non potrà parlare, perché c'è questa inibizione per la vicenda Basit, no? Certo. Quindi non può rilasciare effettivamente, sì, a regolamento al 28 dicembre, sì, esatto, a regolamento non può rilasciare interviste, quindi eventualmente parlerà l'anno nuovo e parlerà se vorrà
sarà il direttore generale. Anche sui social si percepisce, no? Comunque un po' di timore da parte dei tifosi. Che aria si respira tu, Simone, che li leggi, i commenti? Tanto è inutile stare a girare intorno al problema. Quando le cose vanno bene, tutto passa in secondo piano. La gente è contenta dei risultati, si diverte allo stadio, va allo stadio. E tutto quello che magari può essere storto sembra tutto dritto. Ora invece che i risultati magari sono un po' mancati all'inizio, chiaramente la gente comincia a guardarsi intorno e a vedere cose che magari possono non far piacere. Secondo me il grosso errore di questa società è stato il dichiarare a inizio stagione obiettivi faraonici, cioè il dire alziamo l'asticella, il dire facciamo meglio l'anno scorso, ha chiaramente convinto, messo nella testa della gente idee che poi non si sono rivelate giuste. Il profilo basso in questi casi secondo me è molto utile, perché comunque se la stagione non ti viene bene hai comunque già messo le mani avanti, se la stagione invece ti viene bene sei un'altra volta, ne esci da vincitore. Quindi è lì un pochino, secondo me, il peccato originale di quest'anno, unito a una mancanza di comunicazione, secondo me, anche nelle cose più basse, tipo l'infortunio di Picchi o l'infortunio di Gori, non si sa mai in realtà se starà fuori un giorno, se starà fuori sei mesi. Non c'è a livello di informazione al tifoso una completezza da farlo stare tranquillo. È questo quello, secondo me, in questo momento che manca veramente. E qui aleggia, sì, aleggia un... Lui tranquilli mai, eh? Tranquilli. Diciamo che, nel senso, la sensazione è che comunque si ragioni sempre appunto di stagione in stagione, ma mai, diciamo, su un concetto veramente pluriennale. Anche perché, sì, appunto, scusami se ti ho interrotto, ma l'anno scorso fu sbandierato questo discorso del programma triennale. E sinceramente, a mio avviso, alla fine della stagione potevamo anche dire di essere un anno avanti al programma triennale. Esatto. Visto poi anche il livello, cioè il Monza si è creato un girone ad hoc e noi ci siamo caduti dentro in questo girone ad hoc, e quindi poteva essere sfruttato molto bene questo girone ad hoc. Io sono convinto, resto convinto, che questa squadra con Pelagatti dietro, le uno fra Basit e Buglio, si gioca tranquillamente il secondo posto. Sì, col livello che c'è generale. Io, sì. Quella delle promesse, del fare delle promesse faraoniche, come ha detto lui, come ha detto tutti. Arezzo forse non ha capito, cioè Arezzo, bisogna dire la verità, cioè, a noi ci piace più stare con i piedi in terra che andare a promesse. Dopo se le promesse le fai è chiaro che le devi mantenere, la gente non è che la porti all'anello, al naso o d'altro. E bisogna, nel calcio, il calcio non è una scienza, a volte parti con delle squadre che sembra incredibile, fare dei campionati strepitosi, oppure il contrario, sicché il profilo basso è giusto, in più ci vuole un po' di comunicazione, cioè le cose vanno sapute, la squadra va un pochino più avvicinata alla città, un pochino più, perché a me mi sembra che tra l'altro ci sia una tifoseria che bisogna sempre ringraziare, ieri ero 150 a Carrara e non era un boccone dagli occhi con quel tempo andare a Carrara in un ambientino che... simpatico. Sì, no, voglio dire, quando l'Arezzo è ripartito, no, dopo l'impresa totale, era, e voglio sperare che sia ancora, ma sicuramente era in quel momento una grande occasione, no? Riparti con una società nuova, il nuovo entusiasmo, presidente nuovo, allora c'era anche il vicepresidente Anselmi che poi è uscito. Comunque c'era la possibilità, no, di costruire quella società che poteva essere veramente un qualcosa di, no, anche che guardava al futuro sotto tanti punti di vista. Poi invece le spese sono andate oltre sicuramente quello che poteva essere stato preventivato, perché la C costa e te ne accorgi magari mentre la fai, rispetto a quelle che potevano essere le previsioni. Quindi al presidente La Cava si può dire poco, perché comunque ci ha investito veramente in modo notevole, quindi va ringraziato a vita ovviamente per quello che ha fatto e continua a fare. Però poi ci ritroviamo in situazioni che abbiamo già vissuto anni fa, non tanto parlo di cose negative, solo del discorso che vivi l'annata, se va bene bene, se non va bene pazienza, però ecco, è un po' questo che alla fine non siamo, la sfida che non è stata ancora vinta, non lo so. Poi, insomma, sempre questi campionati, poi vedi andare in B delle realtà piccole, delle realtà e onestamente, insomma, un po' di malcontento, cioè Arezzo strameriterebbe la Serie B, secondo me, insomma, e sono convinto che con la B si vedrebbe anche un altro tipo di realtà, un altro mondo,
e è un livello che insomma per la città è un livello giusto, sarebbe un livello giusto. Però chiaramente quando si parlava di programma triennale, secondo me andava abbinato anche a una crescita globale del discorso Arezzo, ossia bene la prima squadra, però il discorso del settore giovanile che doveva essere, aveva avuto comunque degli input abbastanza chiari, è stato a un certo punto delegato a terze persone. Secondo me gli esempi che faceva Gianni sono esempi comunque che si basano anche sulla crescita in mille settori della squadra, cioè la squadra, l'Arezzo non dovrebbe essere solamente la prima squadra. Questo Arezzo è stato fatto quasi mai, questo discorso mai, qui. Mai. E il seminare oggi per raccogliere magari fra 3-4 mesi, fra 3-4 anni, scusa, sarebbe veramente una cosa finalmente positiva. Fabio, quante, siamo sempre quante volte sei detto? Quante volte sei detto, si è fatto gli esempi, l'Atalanta, margine coperta, l'Empoli, Bulleri, parte da lì, non c'è niente da fare. A parte il fatto che avere un settore giovanile, oltre che a essere un polmone importante per tirare fuori i giocatori, vuol dire anche portare allo stadio molte più persone, perché se gioca ad Arezzo uno, due, tre ragazzi che arrivano dal settore giovanile, d'accordo? La gente è invitata in più a venire a seguire la squadra, e oggi secondo me è fondamentale anche dal punto di vista economico. Oggi invece vediamo che quello che era stato l'unico prodotto, almeno degli ultimi anni, mi riferisco a Sussi, che era stato portato in prima squadra, invece lo rivediamo ed è decisivo ovviamente nel campionato Berretti, certo, perché chiaramente è decisivo un giocatore così, però in prima squadra abbiamo visto pochi minuti, credo la prima o la seconda, la prima partita, la prima, mi sembra, no? La prima con Lecco, quindi avranno avuto ovviamente i loro buoni motivi, certo, per prendere questa decisione, però questo è, diciamo, un dato di fatto, e quindi anche qui servirebbe appunto, però è una cosa che richiede sacrificio, servirebbe anni, soprattutto anche una grossa collaborazione, secondo me, con le società. Arezzo dovrebbe, esatto, essere una sorta di pianeta su cui tutti i satelliti girano intorno. E guarda che onestamente io seguo il campionato di prima categoria, perché mio figlio ha giocato in Rita, sì, che, insomma, poi a me mi piace quando ruzzano a pallone dalla piazza Guido Monaco, non si gioca più, ma insomma fino alla serie guardo tutte. In provincia li vedi dei giocatori interessanti, ma gente di 18 anni, 19 anni, adatto. Allora, giustamente, come dice lui, bisognerebbe che l'Arezzo avesse un diritto di prelazione, avesse degli osservatori che prima di tutto garantiscono alla società Arezzo di avere la prima scelta su tanta gente che potrebbe essere coinvolta in un settore giovanile importante. E sono anni, anni, anni che si dice, ma io onestamente proprio non... Sentiamo Cutolo. Non penso che ha fatto tutto Cutolo, perché se analizziamo la partita a 360 gradi, penso che nel primo tempo abbiamo fatto veramente una grandissima prestazione, dove potevamo andare anche in vantaggio, e poi nel secondo tempo abbiamo pagato, ecco, due palle ferme, perché sempre da palle ferme abbiamo preso gol, dove siamo andati sotto contro una squadra forte come la Carrarese, non era facile, però ecco, siamo stati bravi a rimanere, a restare in partita, a cercare di recuperare il risultato. Poi è normale che l'episodio te lo devi andare a cercare, sono contento, felice, è stata una corsa abbastanza liberatoria, simile al 5 maggio. Le due reti prese, disattenzione, merito della Carrarese, un po' forse di lucidità che è mancata, perché comunque, come hai detto anche tu, insomma, il primo tempo l'Arezzo è già la terza partita che non sbaglia l'approccio, anzi, è stata padrona del campo e non solo. No, io penso che il portiere ha fatto anche qualche intervento importante, quindi è stato impegnato. Anche loro hanno avuto le loro occasioni, però è stata una partita veramente dove non si è vista la differenza di classifica, no? Rispetto a loro. Però dobbiamo crescere sotto tanti punti di vista, perché poi al minimo errore veniamo puniti, e lì bisogna fare più attenzione. Ma non è solo un reparto, cioè che la difesa o il centrocampo. Io parlo, quando parlo di migliorare, nel computo generale della squadra, perché magari gestiamo meglio la palla e non facciamo fallo al limite dell'area. Cioè, quindi è un'autocritica che faccio, quindi bisogna crescere sotto questo aspetto, però sono contento perché c'è stata una grandissima reazione e questo era importante. Non mi ricordo che abbiamo fatto una rimonta del genere fino adesso, o no, o sbaglio? Alessandria.
Sì, perdavamo 1-0, però ecco, andare sotto 2-0 a Carrara non era semplice e voi lo sapete meglio di me. E quindi ho fatto i complimenti a tutti i miei compagni e a tutta la squadra perché comunque ci abbiamo creduto in un risultato positivo. Dopo Pontedera ci avevi messo la faccia, avevi detto che con l'Olbia sarebbe stata una partita da non fallire. È lì che è scattata la molla, perché è un Arezzo che è cresciuto molto, non solo nei singoli. Sì, sì, perché noi ci portiamo dietro ancora qualche episodio vecchio, no? Io forse la cosa che ci ha fatto scattare quella scintilla positiva è stato a Vercelli. Essere raggiunti in 10 uomini, abbiamo accusato il colpo e lì abbiamo fatto quadrato, cioè nel senso se ci siamo messi dentro e abbiamo capito come deve funzionare questo campionato. Poi il risultato è figlio di tanti episodi, però penso che comunque era importante dare continuità proprio di prestazioni soprattutto, poi anche di risultato. Sesto gol, il terzo di fila, c'è una dedica o no, insomma, questa doppietta pesante? Questa doppietta la dedico sempre alle mie donne a casa, che ne ho 4, quindi è sempre per loro. Allora, siamo alle battute finali, vedremo insomma se ci saranno novità a breve, anche perché il Presidente deve rispondere anche alla comunicazione formale di Orgoglio Amaranto per quanto riguarda il crowdfunding e soprattutto la modifica statutaria, che è quello un po' il nodo, diciamo, del problema. Sì. Ma siamo sicuri che tu ti hai capito che vuol dire, perché io me lo so fatto spiegare alla crowdfunding, mia moglie. Ci abbiamo fatto una puntata. Cioè, di prima di guarire. Esatto. Ah, ecco. Esatto. Fondamentalmente questo. Fondamentalmente sì. Però è stata abbinata alla modifica statutaria, che quindi... No. Sì, però giustamente, a mio avviso, Orgoglio Amaranto, che è stato, insieme al Presidente della Cava, i cui meriti chiaramente non sono in discussione, però è stato artefice fondamentale della rinascita dell'Arezzo, non può essere messo da parte in 4-4-8 e vedere lesi tutti i diritti che aveva acquisito. Cioè, ricordiamoci che poi alla fine la battaglia totale condotta da Orgoglio Amaranto fu già una sorta di crowdfunding. Io, se non sbaglio, le cifre potrebbero non essere queste, però i tifosi raccolsero con offerte da 20 euro in su, raccolsero 440.000 euro in quella primavera. Chiaramente bypassare Orgoglio Amaranto in una situazione del genere secondo me non è stato corretto. No, infatti non era il modo giusto per presentare questa, visto che lo fa di lavoro Orgoglio, certo, Amaranto. So. Sì, e poi ricordiamoci che i grandissimi club a livello mondiale, Real Madrid, Barcellona ed altro, hanno azionariato popolare. Ecco, hanno un azionariato popolare, ma che funziona da anni e anni e anni e anni. Avere la gente vicino è fondamentale. Questo qui, un po' come si può. Alla fine Orgoglio Amaranto viene chiamato in causa, viene elogiato solo nei momenti drammatici. Quando poi le cose vanno bene, viene messo da una parte e considerato zero. Secondo me dovrebbe essere partecipe al 100% della vita quotidiana della rete. No, è il baluardo che diciamo sempre, perché l'estate precedente, no, all'impresa totale fu proprio Orgoglio Amaranto con quel comunicato a mettere, cioè, certo, a far conoscere la gravità di quella situazione. Certo, no? Se no, ancora dovevamo lì con quei banditi. A palleggiarsi le azioni della rete. Esatto, e anche qui è Orgoglio Amaranto che dice attenzione a cambiare lo statuto. Certo. Quindi se non ci fosse Orgoglio Amaranto, ma è veramente un patrimonio secondo me della città. Quindi va appunto, quindi prima di tutto c'è da ricordare questo. Vedremo come andrà a finire. Poi ovviamente sul contenuto, sulle caselle, quello diciamo è tutto un altro discorso, perché poi anche lì il comune, tu ci sei stato, no? Anzi, ti voglio chiedere, Gianni, che il comune, così informalmente, quando è venuta fuori questa cosa, mi faceva notare fonti del comune che comunque le caselle sono del comune, nel senso che alla fine la concessione scade, no, tra un anno sarà rinnovata. Al momento del 2022. Del 2022, no? Scade. Sì, sì, qui, sì, sì. E quindi giustamente uno dice, alla fine tu dai questi diritti, no, visto in base alla quota, sì, che metti, sì, hai una serie di diritti. Sì. Però giustamente si chiedevano, ma i diritti su che cosa? Perché alla fine stiamo parlando di un bene pubblico che è associato allo stadio. Quello per esempio potrebbe diventare la casa del settore giovanile, cioè incrementando questo, l'attività del settore giovanile, siccome tra l'altro c'è, se non sbaglio, un campo in erba, quello, sì, solito, poi c'è un sintetico vicino d'altro,
più un campo da calciotto in fondo, c'era perlomeno, sì, sì. C'è ancora, no? Sì. Allora, io, a rimettere un po' in sesto, a rimettere in sesto un po' la cosa, dato con una gestione oculata del settore giovanile, va bene, partendo dai piccolini fino alla Birretti o d'altro, potrebbe essere un luogo deputato proprio a incrementare questo settore, che finalmente noi io camperò altri 120 anni, almeno. Lo ridirò altre 200 volte, alla fine qualcuno lo capirà. Capirà, eh. Grazie a Gianni Cantaloni, grazie a Simone, grazie Trippi, a te, in bocca Fabio. Al lupo a te, Campacanto Magazine. Alla prossima settimana, andremo in onda però di martedì, perché lunedì si giocherà.